nella laguna di Grado, lo sciabordio dei remi e i rumori legati all'arrivo di una barca. Si sente la voce di Maria cantare per gioco. Un'aria, certo, non particolarmente adatta alla mia voce. Io ho perduto la mia udice. Non è facile. Lo stesso Gluck diceva che se non si fa attenzione può sembrare un salterello per burattini. Invece devi far sentire il vuoto, capisci? Quella terribile assenza. Già, Euridice, terra di mito. Euridice ti provoca come Medea? No, non quell'amore felice. Ha un modo di aprire gli occhi, di fissare senza dilatarli, come concentrandosi su un unico oggetto che suggerisce la visione. Ah, le antenne! È quello che c'è tra noi, non è vero? Le antenne. Siamo legati psichicamente. Oso dire come raro si fa nella vita. E tu sei l'unico uomo che non mi cerca per la mia voce. Ah, sì. Mi aveva stregato il suo volto. Il mio la teneva sospesa tra attrazione e repulsione. È una donna poco sicura di sé. È rassicurata o soggiogata da uomini che vede come brutti perché lei, nonostante tutto, è poco sicura di sé. Non c'entra che Rubini? No, non c'entrava neppure Euripide. Però questo non glielo dissi. Allora perché io? E non so perché certe cose apparentemente minime assumono tutte insieme un carattere di rivelazione. Non mi ero accorto nemmeno io, fino ad allora, di come quella storia fosse lei, fossi io, fosse Medea o fosse la mia lettura di Medea. E nello stesso modo, fuori e dentro ogni possibile comprensione, questa comprensione ci raggiunse entrambi. E questo creò il legame. Mi stupì quando mi disse che non avrei cantato neppure una nota. Era un po' come chiedere a lui di non scrivere nemmeno una riga. Io ero Medea? Vuoi dire una forza della natura? Una fanciulla che si trova senza volere il cuore e il destino di una maga? Tutt'uno con l'antichissima terra visitata dagli dèi. La terra consapevole di quanto v'è di inaudito e di inesplicato nella presenza della vita che quotidianamente nasce e muore, dove tutto è, per questo, rito e magia, dove tutto è trasfigurazione, dove tutto è timore e stupore. Mi strinse una segreta paura e allora mi sforzai di scherzare. Io sarei tutto questo. Ma certo non si può cantare tutto questo, ma poi scusami, non so nemmeno se sia un apprezzamento. Nella realtà dei fatti, Medea mi sembra barbara e crudele. Per vendicarsi di un tradimento uccide i figli che ne sono innocenti, ma prima tradisce il padre e fa a pezzi il fratello giovinetto. È qualcosa del tuo portamento, nel modo di guardare con una innata regalità. È il volto alle origini,
scolpito in una sorta di materia primordiale, quello che i naviganti indovinano nel profilo delle isole e degli scogli, nei promontori del loro mare, come il profilo di Circe che emerge a chiudere un golfo. Anche il mio naso? Ho sempre odiato il mio naso. Sono innamorato del tuo naso e ti proibirò di nasconderlo. Ha tutto il fascino di un vaso greco. Mi arrendo. Continuava a dirmi che ero Medea. Parlava delle sue visioni. Quello doveva essere il titolo del film, Le visioni di Medea. Ecco allora il ruolo del mio viso, gli occhi, la bocca, il naso. Certo, il naso, ma soprattutto gli occhi. Non miei, della natura che ti guarda, del sacro che ti indovina. Il frammento come tutto, il riconoscimento come smembramento. Vengo dalla Grecia, ma giovanissima ho lasciato la mia terra per un mondo barbaro, in cui mi sento per sempre sradicata e straniera. La mia unica religione, il canto, il mio sole, la mia unica fonte di vita. Casta diva dai sentimenti accesi, ingenua e primitiva. Oh,